Arriva il nuovo orario ferroviario estivo e arrivano puntuali i problemi per i pendolari aretini. Ad esempio il treno Vivalto 6604, molto usato la mattina presto da centinaia di pendolari, in particolare del Valdarno, per andare a Firenze, allunga di 5 minuti da Figline a Campo di Marte col nuovo orario estivo che entrerà in vigore lunedì 10 giugno. Il treno è di nuovo vittima dei treni alta velocità sulla direttissima, afferma il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima Maurizio Darè. La regione non dice nulla. La scoperta è avvenuta quasi per caso dopo una breve verifica del nuovo orario estivo sul sito di Trenitalia. Non è un caso, aggiunge Darè, se la freccia bianca 8602 Roma-Genova in competizione oraria sulla linea direttissima col treno 6604 dei pendolari avrà l'anticipo di quasi 10 minuti nell'arrivo a Campo di Marte, obbligando il 6604 a un inchino preventivo e facendo slittare di 5 minuti il suo arrivo a Firenze-Campo di Marte. Siamo da capo con Trenitalia, continua Darè, dopo il tentativo del dicembre scorso che rientrò dopo le forti proteste dei pendolari. Il treno 2311 per Roma delle 13.13 anticiperà di 11 minuti la partenza da Santa Maria Novella, i treni 11.803 e 805 di metà pomeriggio allungheranno i tempi di viaggio di 3 minuti da Rifredi verso il Valdarno, sempre che non si aggiungano altri ritardi come spesso accade, dicono dal comitato. Ma la cosa che indigna di più, conclude Maurizio Darè, è che i pendolari vengano penalizzati ancora dall'alta velocità, ma la regione non dice nulla e addirittura si appresta a firmare il rinnovo del contratto di servizio per altri 15 anni con Trenitalia in cambio di un servizio sempre peggiore per i pendolari.